Ieri è il giorno della memoria, il giorno della tragedia in mano, dei 363 morti. Quindi questo dolore noi non lo possiamo vivere più. Basta piangere morti in mare. Fate qualcosa per fermare questa strage. Così mi hanno detto le donne di Lampedusa che hanno preso parte ai soccorsi l'anno scorso. Eravamo di fronte a tre lunghe file di bare allineate e a quattro piccole bare bianche. Un'immagine che mi riporta a scene già viste in contesti di guerra. E in effetti quella che si consuma nel Mediterraneo è una guerra tra l'uomo e il mare. Un conflitto a bassa intensità che va avanti da anni e che ha causato migliaia di vittime, quasi tutte ancora sepolte in acqua. E sepolte anche nell'indifferenza che per troppi anni la nostra società ha riservato a queste stragi. Forse oggi qualcosa sta cambiando. Avverto una nuova consapevolezza nel nostro paese, anche grazie alle parole di Papa Francesco. L'Italia può ritrovare un ruolo guida in sede europea nella gestione delle politiche migratorie basate sul rispetto dei diritti umani e delle norme internazionali. Accogliere chi fugge da guerre e persecuzioni non è una questione di carità, ma di civiltà e democrazia. Volevo fare un escursus su alcuni dati. Infatti, i nuovi dati delle traversate regolari nel Mediterraneo relativi al terzo trimestre del 2014 mostrano un allarmante aumento del numero di persone che muoiono durante il viaggio verso l'Europa. Sia in termini assoluti che percentuali, i numeri sono sostanzialmente in aumento. In totale, tra il 1 luglio e il 30 settembre sono arrivati in Europa 90.000 persone e 2.200 di questi hanno perso la vita, mentre nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 giugno si constatavano 75.000 arrivi e 800 decessi. In altre parole, le probabilità di morire per chi ha compiuto il viaggio nella prima metà dell'anno erano pari all'1,06%, mentre la probabilità per chi si è imbarcato nel terzo trimestre sono più che raddoppiate, arrivando addirittura al 2,4%. Quindi quest'anno le persone che finora hanno compiuto la traversata in mare sono in tutto 165.000 rispetto alle 60.000 del 2013, dati che rendono il 2014 un anno record e che indicano la disperazione di coloro che si mettono in viaggio. Alla luce di questi pericoli, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, UNCR, ha rinnovato l'appello all'Europa affinché investa maggiori risorse per garantire il soccorso in mare nel Mediterraneo e per intensificare gli sforzi per fornire alternative legali a questi pericolosi viaggi. È necessario che lo sforzo collettivo continui ad assicurare un forte impegno nel salvataggio di vite umane in mare ed aumentare le alternative legali ai rifugiati in cerca di salvezza in Europa. Se l'Europa non sarà in grado di mantenere questo impegno, sempre più persone continueranno a perdere la vita e le tragedie in mare, come quella di un anno fa al largo di Lampedusa, diventeranno più comuni. Stiamo venendo meno all'insegnamento insito nei naufraghi dello scorso ottobre e sempre più rifugiati continuano ad annegare nel tentativo di raggiungere la salvezza. I paesi dell'Unione Europea devono lavorare insieme per continuare a portare avanti le vitali operazioni di soccorso in mare, compito che è stato in gran parte svolto dall'operazione Mare Nostrum in Italia, ma anche da navi mercantili. Sebbene non si conoscono appieno i motivi che quest'anno hanno determinato l'aumento dei morti e delle traversate via mare, si possono individuare una serie di fattori, tra questi la situazione in Libia, paese da dove partono molti di coloro che si imbarcano per compiere queste traversate e dove le condizioni di instabilità hanno avuto conseguenze particolarmente gravi su gruppi vulnerabili come richiedenti asilo e i migranti che provengono dall'Africa subsahariana o dal Medio Oriente, spingendo molti a fuggire. La Libia deve fare la sua parte per garantire il rispetto dei principi dei diritti umani e del diritto internazionale, in quanto una scarsa applicazione della legge consente alle reti di trafficanti di prosperare. È evidente che i barconi e i gommoni sono spesso sovraffollati, per cui si verificano casi di morte per asfissia a bordo o si viaggia senza giubbotti di salvataggio.
La tragedia del mese scorso a Lago di Malta, in cui ben 500 persone hanno perso la vita a seguito di quanto ci è stato riferito dell'affondamento dell'imbarcazione, sono sopravvissuti solo 11 in tutto, e questi sono stati costretti a trascorrere vari giorni in acqua assistendo impotenti alla morte di familiari e amici. Anche se non tutte le persone che compiono la traversata verso l'Europa sono alla ricerca di asilo, i dati del terzo trimestre mostrano che la proporzione di chi fugge da guerre o persecuzioni nel proprio paese è in crescita. I richiedenti asilo provenienti da due paesi, la Siria e l'Eritrea, rappresentano quasi la metà di coloro che hanno intrapreso queste pericolose traversate dal 1 luglio. Nonostante quindi si tratti solo di una frazione del numero totale di rifugiati al mondo, circa 16,7 milioni, prevalentemente ospitati da paesi che confinano con le zone di guerra, rappresenta senza dubbio un indicatore della crescita dei flussi di rifugiati. Molti di coloro che compiono la traversata in mare non dispongono di alternative legali e sicure per poter raggiungere l'Europa, ed è necessario trovare con urgenza tali soluzioni per proteggere le persone dal rischio di doversi affidare ai trafficanti. Queste potrebbero comprendere un aumento di quote del reinsediamento e l'accesso ai visti per ragioni umanitarie per le persone in fuga da guerre e persecuzioni, ma anche politiche comuni di gestione delle frontiere tra l'Unione Europea e i paesi del Nord Africa, che non guardino soltanto la sicurezza delle frontiere, ma anche il rispetto dei diritti umani e dei rifugiati. Dobbiamo trovare modi migliori per permettere a queste persone disperate di trovare un luogo sicuro in cui vivere. Hanno superato pericoli e vissuto esperienze orribili che molti di noi non possono neanche immaginare. Queste sfide non possono essere affrontate solo da pochi stati. È necessaria una risposta comune da parte dell'Europa, basata sulla collaborazione tra Stati e sul sostegno dell'Unione Europea, da poter garantire maggiori servizi di accoglienza iniziale e assistenza nell'elaborazione e intensificazione di soluzioni per le persone bisognose di protezione internazionale. Grazie, ora passiamo la dottoressa Rita Borsellino, che aprirà la voce. Ah sì, l'Italia se ne sta occupando perché è costretta, vorrei dire, dicevi bene, diversi anni, si continua a considerare un'emergenza ciò che emergenza non è, perché l'emergenza ha come caratteristica di essere acuta e di durare poco, qui invece ormai è un fatto, è una realtà di cui bisogna prendere atto e prenderne atto nella maniera giusta. A me non basta, anzi mi irrita che si piangano i morti, io vorrei proprio che si accogliessero i vivi in maniera diversa, in maniera sicuramente più civile, ecco, perché si tratta di civiltà, accogliere le persone che vengono da situazioni di sofferenza, da situazioni di disagio e di pericolo, accoglierle dando loro tutto ciò di cui hanno bisogno e soprattutto la solidarietà e l'affetto, vorrei dire, che è dovuto a chi sta soffrendo. C'è purtroppo la cattiva abitudine invece di celebrare i morti, peraltro è una cattiva abitudine che anche in altri campi di cui io sono particolarmente esperta e vittima, diciamo. E bisognerebbe occuparsene, è vero che l'Italia ha richiamato tante volte l'Europa a fare la sua parte, non si tratta di aiutare l'Italia, si tratta di fare la sua parte. Il Mediterraneo è il confine meridionale dell'Europa, non è il confine meridionale dell'Italia. O se della è vero, Sicilia. Se è vero che l'Europa è ormai una realtà, questo è il confine meridionale dell'Europa. È il Mediterraneo che è diventato soltanto una tomba ormai, perché di questo si tratta, di quante persone, non lo sappiamo neppure, perché citiamo numeri, ma citiamo numeri di ciò che conosciamo, non di ciò che non conosciamo e che pure esiste. Io quando fui eletta parlamentare europeo, il primo atto parlamentare, sì, che fece addirittura prima di insediarmi fu proprio un'interrogazione, perché quelli erano
i tempi bui e osceni, vorrei dire, dei respingimenti in mare. Sì. E su quello, proprio sui diritti umani che venivano violati, feci la mia prima interrogazione, poi ho continuato a occuparmene. E devo dire che il Parlamento europeo ha avuto una grande sensibilità nei confronti di questo problema, una grande sensibilità anche prodotto degli atti importanti. Purtroppo la Commissione così, ma sicuramente per il resto gli Stati membri hanno posto resistenze enormi, per cui quelle cose sono rimaste sulla carta, sono rimaste lettera morta. Certo, essere passati dalla legge Bossi-Fini all'operazione Mare Nostrum è un passo importante che riscatta un po' l'Italia, insomma, perché veramente quello era un periodo vergognoso. Mare Nostrum soccorre i naufraghi, evita i naufragi, raccoglie i morti, è un'operazione importante, ma non basta. Ciò che veramente è necessario è la cooperazione con i paesi da cui queste persone partono. Abbiamo la Libia, l'Eritrea, che in questo momento invece stanno assoldando. Infatti, perché stanno sfruttando questa situazione, la stanno sfruttando sulla pelle della gente. Questo non è più tollerabile, ma non è tollerabile per la carta di dichiarazione dell'uomo, per i diritti del bambino, non è tollerabile in nessun senso, quindi è lì che bisogna intervenire. Io ieri mi sono fatta portavoce, ho rilanciato una comunicazione, non è neanche un appello, che alcune persone, un avvocato di Lampedusa, Paola La Rosa, e un avvocato di Ligure, di Genova, hanno lanciato, è una provocazione forte, ma non è solo una provocazione, hanno chiesto al Vaticano e al Papa di dare dei visti umanitari, e sembra l'uovo di Colombo, perché è davvero così, attraverso le nunziature apostoliche, ma perché queste persone devono partire da clandestini? Vanno nelle nunziature danno il visto, arrivano in Italia o arrivano nei loro stessi paesi e sono liberi di muoversi, mantengono la loro dignità, ma soprattutto non alimentano la mafia, le mafie che sfruttano la situazione di clandestinità e non rischiano quello che rischiano, così evitiamo di piangere. L'altra presenza prevista è di Don Sergio Battagliano, direttore della Caritas di Palermo. Il mio intervento sarà molto esperienziale, perché da alcuni mesi sono stato nominato direttore di Caritas a Palermo. Precisamente è successo ormai per quasi un anno, fu proprio il 3 ottobre, provvidenzialmente il Signore ha voluto che fosse nominato direttore Caritas a Palermo, proprio a Lampedusa, c'era un convegno regionale e lì il Cardinale mi presentò ai diversi direttori. In quella tragedia in cui si accennava poc'anzi, in questi giorni appunto si fa tanto, tanto rumore. Esperienza perché già come mesi successivi ad ottobre Caritas Italiana ci chiese di aiutare, di sostenere, di poter aprire alcuni centri per accogliere i migranti o i profughi che arrivavano a Lampedusa, a Pozzallo e nei porti della Sicilia orientale. E così cominciamo una piccola esperienza al centro PIG, chiamato così, punto incontro gioco con Padre Messina. Avevamo una possibilità e gli ho dato la disponibilità per alcuni posti. Successivamente è successo invece che, come voi ben sapete, anche Palermo cominciò ad essere punto di riferimento per accoglienza profughi, arrivo delle navi, sia militari sia mercantili. È lì che personalmente, ma non solo io, ma anche tutta l'equipe diocesana, ci siamo messi a disposizione della prefettura, della questura, e tutte le autorità militari soprattutto e anche delle altre realtà associative, cioè in particolare la Croce Rossa Italiana. Ci siamo messi a disposizione per quello che è la nostra possibilità, quelle delle nostre forze e anche le nostre competenze. Concretamente qui a Palermo, sappiamo la prefettura, sono arrivati da maggio ad ottobre, sono arrivati 17 navi, tra militari e dicevo appunto mercantili. Di questi 17 navi sono quasi 6.000 persone sono state
state accolte al porto di Palermo. Dico accolte perché il nostro primo servizio è stato quello di accogliere queste persone, come diceva Dottoressa Borsellino, per dare quella dignità che tanti avevano tolto. E credo, confermo e condivido parola per parola quello che ho ascoltato poc'anzi. Noi dobbiamo far sì che queste persone che hanno la dignità di persone non soffrono più. E non possiamo continuare con questo processo che per alcuni è business, perché anche questo bisogna dirci, per tanti è prodotto pillo, cioè fare denaro. Per noi non è così, siamo stati anche in questo attaccati, anche non soltanto al mondo civile, anche dal mondo ecclesiastico, ma noi sappiamo benissimo, con noi dalla mano, che tante strutture nostre sono state strutture di volontariato e anche con la prefettura, non potendo offrire la possibilità di convenzione ufficiale, sono state letteralmente nello spirito del volontariato, con il denaro che arriva attraverso l'8 per mille, che il Cardinale ha messo a disposizione di questi nostri fratelli. Perché per noi, ci siamo messi in discussione come Chiesa di Palermo, come poter servire questi nostri fratelli, più che a servirsi, come poter servire questi nostri amici. E l'abbiamo fatto, dicevo, spero nel migliore dei modi, e il primo impegno è stato al porto, cioè abbiamo rifocillato queste persone, abbiamo rivestito queste persone, i bambini e tutto ciò che era necessario nel mondo pediatrico e non solo. E poi questa fase, che è una fase importantissima per noi, anche perché non ci avvisano 24 ore prima, 48 ore prima, 50 ore prima, no, ma nel giro di 3 ore, 4 ore devi preparare tutto ciò che occorre per la primissima accoglienza. Poi successivamente, il passo successivo è quello di accogliere nelle strutture nostre, Caritas, che sono state strutture pastorali, e alcune prefetture hanno fatto diverse scelte, o le lasciavano al porto, oppure in Teodopoli, come è stato a Messina, il prefetto, donna stupenda, meravigliosa, insieme a questore, sono persone veramente, abbiamo la gioia. Io credo che tutto quello che ho fatto, lo dico sempre, quello che è stata la mia grande applicazione, è perché ho avuto delle donne meravigliose che abbiamo collaborato insieme. Questa è la mia esperienza, questa. E lo dico completamente, privatamente, e questo è successo a Palermo. Dicevo, successivamente abbiamo fatto la scelta cardinale di scegliere alcune strutture che sono state strutture pastorali, l'ultima anche Brancaccio, in una prima fase c'è l'altro, il centro Padre Nostro, ma anche altre comunità parrocchiali, la mia stessa parrocchia, perché ad essere direttore sono anche parroco, una parrocchia di periferia, e così anche altri centri pastorali ci hanno permesso di accogliere queste persone, che sono quasi la metà, quasi 3.000 persone abbiamo accolto in questi centri pastorali, che sono stati un'accoglienza momentanea, 24 ore, 48 ore, lì ancora per assistere, subito un'assistenza, abbiamo messo in moto i nostri mediatori, un mondo che non conoscevo, quindi, ma è importante che queste persone potessero cominciare a capire dove si trovassero, quali erano i loro diritti, dare un po' di informazioni quanto più possibile, perché come diceva, tante persone non vogliono stare qui in Sicilia, a Palermo, soprattutto i siriani, gli ebrei, insomma, non vogliono stare qui. E vi racconto, le ultime sono tragedie, perché per un primo periodo, non essendoci più reati di clandestinità, quindi si lasciava partire senza identificazione. Negli ultimi, forse sono accordi europei, non so da dove viene questo, negli ultimi sbarchi invece tutti sono stati identificati. Identificati quindi con le impronte digitali, questo significa che secondo appunto l'accordo internazionale il paese che identifica deve accompagnare al processo per i documenti, e questo loro stessi lo sanno, piangevano, gridavano perché non essere identificati, perché sanno anche che la qualità di formazione per i loro figli, la stessa qualità italiana, sanno tutto benissimo, non sono quelle europee, della Germania, della Svezia. Quindi tragedie su tragedie, anche se a quanto pare le accordi sono che anche se c'è l'identificazione poi successivamente c'è la possibilità di poter o il coinvolgimento familiare o dopo avere il documento poter
passaggio dei paesi del nord Europa. Però questo deve essere compreso, le persone, soprattutto il mondo eritreo, sono gente molto chiusa, non sono i siriani, quindi non è facile fargli comprendere tutto ciò. E dicevo, poi successivamente invece noi abbiamo aperto alcune strutture, e queste sono strutture di prima accoglienza, è lì che stanno alcuni mesi, sia nel centro storico, un altro centro, il padre Puglisi, appunto, il pastore giovanile che era a Giacalone, e altri centri, sono tre centri che noi abbiamo aperto, adesso sono 150 ospiti qui nella nostra diocesi. Per quello che mi riguarda, dico, è il punto centrale qual è? Come tanti loro, tante persone che conoscono bene la materia si pongono. Dopo che hanno il documento, cosa succede? Perché tante persone già hanno questa esperienza. Primo, accompagnarle ad avere un'autonomia abitativa, e non è facile. Tante persone in Caritas hanno avuto il documento, il permesso di soggiorno, e non quello temporaneo, quello definitivo, 3 anni, 5 anni, e sono da noi, e sono a carico nostro. E finché Caritas è Caritas, ma tante persone non sono Caritas, sono associazioni, hanno delle spese, e quindi hanno la prima difficoltà, perché è difficile che tu puoi andare via, dove le mani queste persone, ma non dove andare. Il secondo è come inserirli nel nostro mondo, le nostre già difficoltà, come inserirli nel mondo lavorativo, nel mondo sociale, non è una cosa quanto facile. Io credo che su questo bisogna anche puntare e vedere quali sono i percorsi che vuole fare questi ragazzi. E poi soprattutto, ecco, per quello che ci riguarda, credo che bisogna fare più vigilanza, compreso le nostre strutture, perché non si può dare soltanto a mangiare e a bere e a dormire. Bisogna accompagnarli a fare un processo di inserimento serio. Con alcuni ci siamo riusciti, perché non ci sono soltanto i mediatori, poi ripeto, far conoscere le leggi europee, le leggi italiane, nel paese che vengono ospitati, e non soltanto questo, imparare una lingua, quello che noi stiamo facendo. Tutto questo significa, ecco, risorse, spese, che non sempre riusciamo ad avere. E infine poi anche inserirli in un mondo religioso, stiamo cercando di rispettare anche questo aspetto, tantissimi di loro sono musulmani, e quindi anche questo per noi è un impegno importante, farlo insieme alla comunità di appartenenza qui a Palermo, e non ultimo, tanti sono giovani e abbiamo cercato anche di creare delle opportunità per esercitare le loro attitudini che hanno nello sport diversi, tanti nostri centri stanno mettendo in conto anche questo aspetto, per far sì che il ragazzo, tantissimi sono uomini percentuali, sono molto alti qui a Palermo, e per inserirli in un progetto globale che non è appunto soltanto la primissima accoglienza. E adesso andremo avanti, io spero che adesso l'altra realtà ultima che noi abbiamo, ufficialmente c'è stato un bando che ha partecipato tutto il gruppo che noi abbiamo lavorato in questo anno, di fatto l'abbiamo perso per regole interne, quindi non c'entra, anche perché non ci sono entrate, e quello che succederà nei mesi a venire non lo so, perché di fatto con queste persone non si crea soltanto, almeno non si crea un rapporto di dipendente o immigrato, ma si è creato un gruppo di famiglie, e tantissimi ragazzi, l'esperienza bellissima che ha avuto i centri pastorali è che le comunità si sono inserite perfettamente con loro, anche interagendo giovani, ragazzi, palermitani, non soltanto credenti, ho avuto esperienze a giugno e luglio meravigliose di persone non credenti, di persone cattoliche, di persone non cattoliche, credenti, cristiani, evangelici, tutta una gara di solidarietà che ha permesso oggi delle relazioni meravigliose con questi ragazzi. Quello che succederà di questi bambini, questo non lo so, perché di fatto adesso loro servono la propria famiglia a Palermo, si sono inseriti perfettamente, alcuni hanno già cominciato i corsi per scuole primarie, ecco, qui a Palermo. Quello che succederà di questo non lo so, spero che anche questo problema possa essere risolto, almeno per i nostri centri. Io ringrazio, concludo, ringrazio da parte mia il Signore che mi ha dato questa possibilità.
perché più che dare quel poco che ho potuto dare in questo impegno che è stato primario, centrale sulla Caritas di Palermo. Noi ci occupiamo di tante cose, ma questo è stato veramente, ha preso tanto tempo. Io dicevo, più che dare, ho ricevuto tantissimo da questi ragazzi, da questi giovani che hanno sempre una marcia in più. Ricordavo la Tosca Rossellino, ed è proprio lei, magari da tanti anni che si occupa di questa materia, da pochi mesi, quello che attraversano, quello che subiscono, sono storie raccapriccianti, non lo fanno per unità, realmente fanno, attraversano, fanno delle cose terribili, subiscono delle cose terribili. Dicevo, sono dei ragazzi splendidi, meravigliosi, hanno una marcia in più che noi ci sogniamo di avere, ma nonostante questo il sorriso, la gioia nel cuore che abbiamo paga tutte le fatiche che noi possiamo mettere al servizio di questi fratelli. Don Maurizio Francoforte della parrocchia San Gaetano di Palermo. Lui è stato uno dei primi che ha addirittura aperto le sagrestie mettendo dei lettini per raccogliere gli immigrati. Oggi noi festeggiamo il ventennale della testata Leteia e abbiamo deciso di affrontare la tematica dell'immigrazione e dell'accoglienza. Don Maurizio, lei a proposito dell'immigrazione e dell'accoglienza, cosa dice? Che innanzitutto è un dovere cristiano accogliere l'altro, come dice lo stesso Gesù nel Vangelo, quando dice ero straniero e mi avete ospitato, innanzitutto questo. Poi quello che penso è che questi fratelli che vivono un disagio enorme, possiamo dire una violenza non soltanto psicologica ma anche fisica, devono poter avere almeno nel momento in cui arrivano in una terra come la nostra un momento di stasi da questa sofferenza, un momento di sgancio per poter poi ricostruire la loro esistenza. Alcune volte invece nel momento in cui arrivano in una situazione in cui questa stasi non c'è, allora noi come parrocchia ci siamo interrogati su questo fatto, se non era opportuno mettere un po' da parte le nostre comodità per dare non soltanto ospitalità, ma dare questa occasione di recupero di dignità, di recupero della propria persona a questi nostri fratelli. E devo dire che sono contento perché la comunità di Brancaccio ha recepito questa cosa, l'ha fatta con gioia, l'ha fatta con determinazione, non si è tirata indietro. Di solito Brancaccio è visto come il luogo di perdizione, di mafia, di violenza, e invece scoprire quest'anima, questo aspetto positivo, questa carità profonda all'interno di queste persone è stata anche per me una notevole sorpresa, al punto che poi quando sono stati trasferiti ci siamo chiesti se non può diventare anche una caratteristica della nostra comunità, che nei momenti di emergenza aprire le nostre porte, magari un po' più attrezzato, magari un po' più in modo adeguato, ma con questo stile. Siamo in compagnia di Agnese, di Pietro Antonio, la quale ci metterà in evidenza quali sono le problematiche che il poliambulatorio Emergency di Palermo affronta di giorno in giorno, anche proprio chiamarla emergenza dato che è qualcosa che si è cronicizzato nel tempo. Noi, il nostro ambulatorio negli anni è stato un punto di osservazione, per cui abbiamo visto anche trasformarsi i flussi migratori e in questo momento riceviamo tanti ospiti di centri di accoglienza che sono recentemente sbarcati. I problemi sono tanti e non sono, come raccontano molto spesso i media, delle epidemie di malattie preoccupanti, come appunto di casi ora c'è lo spauracchio di ebola, tra cui l'ebola, prima c'era la TBC, prima ancora altre malattie, ma in realtà purtroppo sono situazioni quotidiane di problemi sanitari semplici che però spesso vengono gestiti in maniera difficoltosa, perché questi ospiti di questi centri vivono in zone isolate
difficilmente riescono ad accedere alle cure mediche, difficilmente hanno la possibilità di spostarsi perché nei centri hanno pochi mezzi di trasporto, sono lontani dai punti sanitari pubblici, quindi non hanno la facilità ad accedere alla medicina di base innanzitutto. E quindi noi li vediamo cercando di creare dei percorsi per queste persone e cercando di seguirli nel loro iter sia sanitario che amministrativo e burocratico. Stiamo collaborando tantissimo con le altre strutture sanitarie e con le istituzioni sanitarie. Noi da sempre abbiamo un protocollo d'intesa con l'ASP di Palermo che fortunatamente non solo collabora con noi ma ci ascolta per quanto riguarda le criticità che noi stiamo andando a incontrare. Man mano che osserviamo delle situazioni particolari, quindi ci sta supportando e ci sta ascoltando per potenziare dei servizi nelle zone in cui noi segnaliamo che ce ne sono di meno. Per quanto riguarda appunto il potenziamento di questi servizi, avete avuto delle difficoltà? Di cosa c'è bisogno in questo momento? C'è bisogno innanzitutto che ci sia un potenziamento dei servizi territoriali e questo sta avvenendo poco a poco attraverso la collaborazione con l'ASP. Ad esempio i punti di primo intervento e le guardie mediche sono diventati come degli ambulatori anche per stranieri, hanno dato una disponibilità maggiore. E quindi l'istituzione si sta facendo carico potenziando dei servizi ad accogliere questi nuovi immigrati che hanno in questo momento una situazione amministrativa abbastanza ambigua perché non sono degli irregolari ma non sono completamente dei regolari perché ancora non hanno avuto un permesso di soggiorno e formalizzato la loro richiesta. Certo, non è questo un problema che riguarda voi la questione del permesso di soggiorno. Assolutamente, però è vincolante all'accesso alle cure, nel senso che purtroppo per uno straniero che arriva in Italia la sua situazione amministrativa vincola anche una tipologia di accesso alle cure. Certo, se non hanno un permesso di soggiorno non possono accedere. Hanno un altro tipo di accesso e spesso questo è vincolato ad avere degli ambulatori per stranieri sul territorio che purtroppo in provincia ancora non esistono a tutti gli effetti e quindi le persone anche vivendo in un centro di accoglienza a 40-50 km da Palermo devono comunque recarsi nelle strutture spesso a Palermo per poter essere curate. Ho visto che è il tema dell'accoglienza oggi e vorrei semplicemente dire che fondamentalmente tutto passa attraverso l'accoglienza, perché la relazione con gli altri passa attraverso un modo di accoglierli. Sì, perché siamo a un anno dalla tragedia del 3 ottobre, dei 363 morti in mare. Ci dovremmo anche chiedere non soltanto di quando arrivano, ma che cosa succede dopo. Ecco, il dopo. E ci andrà a essere un grosso punto interrogativo. Assolutamente. Grazie. Passiamo la parola al presidente del centro di accoglienza Valle Nostro, Maurizio Attale. Benvenuto, un ringraziamento alla Teia che ci ha riunito per discutere di qualche cosa con il servizio che funziona qualche modo perché ci ha visto coinvolti nell'operatività, cioè nella pratica. Però volevo fare una riflessione. Poco fa Rita parlava della politica, del compito che deve avere la politica in questa situazione. E poi noi facciamo un intervento su quello che è la pratica. È come se volessimo dire che quello che è politica è il pensiero astratto e poi invece noi siamo quelli che in qualche modo facciamo le cose che hanno valore. Forse il compito della politica e che si deve riacquistare questo compito è quello di pensare quali sono le buone prassi affinché un problema di questo tipo, che non si può più chiamare emergenziale, abbia una soluzione. Ho seguito i vari dibattiti, anche oggi ne abbiamo parlato, e forse tutti sappiamo che cosa si dovrebbe fare. Cioè io non ho assistito a un dibattito televisivo oppure nei vari convegni che non si abbiano le idee chiare di come si dovrebbe intervenire. Il problema è che poi non si interviene mai. Il problema è che si aspetta sempre che qualche altro faccia un'altra parte, che faccia un'altra cosa. Allora, se questa buona prassi, dove la politica è parte attiva della prassi, non è una prassi. Solo se riusciamo a mettere insieme queste due cose e discutere nei confini, quotidianamente fa l'esperienza. Allora io penso che potremmo dare una buona parte di fisico, prima di tutto.
poi è quella che è la nostra missione di essere umani. Ci siamo trovati noi accanto, gente che non diceva, ad esempio, gente che non vedeva, gente che vedeva, gente di altre religioni, gente di altre religioni, e sono venuti a portarci quello che noi. Allora vogliamo partire da questo e da altro. Io penso che noi dovremmo chiedere il nostro collaboratore da Dio. Allora, noi abbiamo avuto una bella esperienza, abbiamo saputo dimostrare, e te lo posso testimoniare le persone che sono state scritte da noi, di avere dato, come dire, una prassi, che la vogliamo mettere a disposizione di noi. Allora, solo se riusciamo a fare questo, io penso che da domani possiamo pensare a qualche cosa di operativo e di concreto. Grazie. Questo dolore non lo vogliamo vivere. Basta piangere un funerale, fate qualcosa per fermare questo strage. Era una persona di una sensibilità incredibile, di una capacità di coinvolgere le persone, perché poi lui lavorava in un luogo come l'albergeria, il mercato, veramente eccezionale. Lui riusciva a mettere in scena, a far recitare delle persone del luogo, non dei professionisti abitualmente, cioè faceva anche dei lavori con le persone del luogo. E aveva come quel momento, nel periodo in cui io l'ho conosciuto, come quartier generale, così, come luogo dove provava e lavorava il centro sociale di San Severio. Ed era un luogo molto particolare. In questo centro sociale c'era un giardino con un pozzo che lui chiamava il giardino dei Cardamati. Sì, perché aveva una suggestione particolare, come suggestivo e particolare tutto il teatro di Scaldati. Io che pure, devo dire, per la mia negligenza, ho sempre un po' guardato il siciliano con la pizza sotto il naso, e di questo adesso me ne dispiaccio, quando arrivai lì mi resi conto che è assolutamente inadeguato, perché non ero in condizione di leggere il palermitano di Scaldati. E lui venivano a imparare qui a casa con me, mi dissero: puoi provare, prova a farlo, poi se non te la senti lo fai. Nel momento in cui io cominciai a leggere quel testo, in quel momento stavamo provando Rosolino 25 figli, che è una delle opere appunto di Franco, mi resi conto che quella non era una lingua astrusa o un dialetto come pensavo io. Era una lingua a tutti gli effetti, con una sonorità particolare, con una dignità assoluta e con una grande, grandissima, altissima poesia. Tutto il teatro di Franco Scaldati è poesia, allo stato puro. Adesso vorrei che quanti ovviamente l'hanno conosciuto più o meglio di me introducessero il personaggio Franco Scaldati, l'artista Franco Scaldati, a cominciare dalla compagnia del Salto in avanti, fino a quando purtroppo l'anno scorso ci ha lasciato un grande vuoto nel teatro di Palermo e non solo. Passo la parola a Benino Imparato, che è la memoria storica della compagnia Scaldati. Beh, cosa c'è da dire su Franco? Sarebbe infinita le cose da dire su Franco. La cosa che mi sento dire è che Scaldati era un poeta che amava il suo lavoro, amava il teatro, e ha vissuto tutta una vita per questo, scrivendo e riscrivendo i testi. Franco Scaldati scriveva sulle persone che incontrava, per cui quando ci siamo trasferiti all'Alberderia, che è questo quartiere, insomma, di Ballarò, conoscete Palermo, insomma, è in questo centro sociale attivato da Padre Cosimo Scordato, noi abbiamo cominciato a fare teatro con la gente del quartiere, i giovani, le donne, che tutto si aspettavano tranne che poter fare il teatro, insomma.
ragazzino che passava le sue giornate nella piazza a impennare, ad alzare il motore, che cominciò a frequentare il laboratorio perché seguiva degli amici suoi che stavano frequentando il teatro, e lui sfotteva questi suoi amici dicendo che fai, facevi, cari, per perdere tempo. Bene, questo ragazzino poi è rimasto 4 anni con noi, è diventato bravissimo, siamo andati in tournée a Milano, ma lei mi non c'è? In siciliano, perché il siciliano di Franco cominciava giustamente a lo iacono, guarda il giorno di cariche, la poesia parla direttamente al cuore delle persone, quindi è fatta da vibrazioni, da ma penso che c'è fisico, ma guarda il giorno di cariche, se non la trovi perché si ci deve fare? Anche senza a volte capire precisamente la alla Convention, un'alba all'autorità, un suo testo che si chiama Lucio, e a un certo punto alle 6 del mattino stava albeggiando, aveva finito di leggere, è venuta una ragazza spagnola che si avvicinò a scaldarmi dicendo: maestro, io non ho capito le parole, però è stato bellissimo, ecco perché appunto per questo la bellissima fa vibrare delle corde che sono in ognuno di noi, e quindi a volte non c'è bisogno neanche delle parole, anche se scaldati, il teatro che scaldati è un teatro di parola fatto dagli attori che si muovono in scena, che più che essere attori sono portatori di emozioni. Poi c'è qui accanto a me Matteo Bavera, che ha lavorato con Scaldati per 15-10 anni, nell'88 al fine anni 90, insomma, e loro hanno fatto un'esperienza importantissima al piccolo teatro di Palermo, ospitando il teatro di Scaldati, che era poi il direttore artistico, più una serie di compagnie importantissime europee e italiane. Lascio la parola a Matteo, poi magari l'intervento. Ho incontrato Scaldati a Ivrea, per la verità, è subito stato un'intesa con lui. Poi sono venuto a Palermo e mi sono ritrovato davanti a questo spettacolo che si chiamava Occhi. Immediatamente ho capito che mi trovavo di fronte a qualcosa che andava oltre la Sicilia, il dialetto, la sicilitudine, la località, il localismo, un teatro folcloristico. Dal Scaldati per me fu immediatamente un teatro europeo, un teatro importante, un teatro che poteva confrontarsi con le figure più importanti di quegli anni del teatro italiano. E in realtà la stagione che abbiamo costruito il piccolo teatro voleva sancire questo, nel senso che io ho voluto mettere accanto a Scaldati i più grandi artisti di teatro di quel tempo, da Leone De Bernardini, San Carlo Cecchi, ai Magazzini Criminali, Viola, Toni Servillo, Mario Martone, insomma quello che era il teatro di ricerca più importante che in quel momento si faceva in Italia. E all'interno di questo teatro, Carlo Scaldati aveva assolutamente pari dignità, se non oltre. Tra l'altro in quel periodo scoprimo anche l'esistenza di un altro autore che si può paragonare a Scaldati, che è Enzo Muscato, che è napoletano, e quindi mettemmo insieme anche questi due autori come a sancire l'esistenza di un teatro che ha una radice dialettale, la radice di due metropoli del sud, due metropoli martoriate, che sono Palermo e Napoli, e di cui questi autori raccontano probabilmente le figure meno edificanti che queste due città hanno, le figure dei sottoproletari nel caso di Scaldati, le figure dei femminieri nel caso di Enzo Muscato, e sono figure che hanno una doppiezza, perché accanto alla violenza che noi conosciamo anche nel sottoproletariato palermitano, accanto a questo c'è sempre una poesia e c'è sempre una possibilità di riscatto da queste figure che apparentemente sono marginali. E questa è un po', credo, la base del lavoro di Franco Scaldati. Poi sono successe tante altre cose,
la figura di Scarlatti è diventata centrale nel panorama del teatro italiano. E bisogna sapere che il teatro italiano è un teatro di dialetti. Il teatro italiano in italiano non esiste in realtà. Ci sono le lingue e ci sono i dialetti delle varie regioni che compongono il nostro paese. Non si è mai unificato, ma il teatro è in veneziano, il teatro in napoletano, il teatro è in fiorentino, e in tante altre, in bergamasco, insomma. Il teatro in lingua italiana non esiste sostanzialmente, tranne quando traduciamo Shakespeare o altri grandi autori classici. Però per essere utili, perché se no sembra abbastanza... Il teatro si deve vedere, parlarne è sempre abbastanza frustrante. Il teatro non si può nemmeno leggere, il teatro si può fare, questo libro è bellissimo, ma non si può leggere, si può recitare. Ciascuno di voi, se lo vuole leggere, può provare a leggere ad alta voce, allora può capire qual è il meccanismo interno di questo teatro di Franco Scaldati. Un teatro che riguarda il respiro, la lingua, l'attore e la possibilità di relazione tra un personaggio e l'altro. Voglio leggere una cosa molto precisa che ha scritto Vincenzo Consolo, che forse tutti voi conoscete, è un autore anche lui siciliano, che scrive anche lui in parte in lingua, in parte in dialetto, e quando abbiamo pubblicato questo libro gli abbiamo chiesto se voleva scrivere una prefazione. E siccome rileggendola ora trovo che sia molto precisa, provo velocemente a leggerla perché credo che sia abbastanza precisa nei suoi contenuti. E il corso lo chiama questa sua introduzione dialetto come conflitto e come poesia. Subito colpisce il teatro di Franco Scaldati per la forma in cui si presenta, per la lingua, che lingua non è, ma dialetto, il dialetto siciliano, il palermitano di un'antica zona di Palermo, del quartiere compreso tra la calza e il bordo. Ora la questione della lingua dialetto è molto discussa, come si sa. Tantissimo è stato scritto, ancora oggi che i dialetti stanno per essere o sono già vinti, cancellati, non dalla lingua, ma da qualcosa di scaduto, di impoverito, da un'ibrida lingua della comunicazione corrente, non si è giunti a conclusioni pacificanti. Fatto è che per ogni scrittore, soprattutto di periferia linguistica e quindi di area fortemente dialettale, i rapporti tra lingua e dialetto sono sempre stati conflittuali. Ed è da questo conflitto, come dice Luigi Russo a proposito di Verga, che nasce il linguaggio poetico, lo stile di uno scrittore. Pasolini individuava due tecniche, due strategie, adottate di volta in volta dagli scrittori di esigenze dialettali, nel loro conflitto con la lingua. L'irradiazione e l'innesto. Egli stesso, come del resto Gatta, adottava l'innesto attraverso questa tecnica retorica che va sotto il nome di digressione. Vi sono due esempi classici di scrittori siciliani che hanno adottato rispettivamente le due strategie, Verga e Pirandello. Franco Scaldati, al pari di Pirandello, opera dunque un innesto del siciliano nell'italiano, ma con questa differenza. Pirandello, per il fatto di possederla pienamente, non ha alcuna soggezione della lingua e quindi opera in mesti totali fino alla diascalia. Scaldati, al contrario, ha soggezione della lingua e quindi i suoi innesti avvengono solo nella parte dialogica, non nelle didascalie, che rimangono in lingua. Perviene così egli stesso, per altre vie e con altri intenti, agli stessi risultati di Pasolini. Altre citazioni si potrebbero fare da tutti i testi di Scaldati, scrive ancora Consolo, da occhi sconnessi come potrebbero essere quelli posti sul pianto della Vergine Siracusana di Don Lucia, oppure l'occhio creatore di Manuel, insomma tutta una serie di citazioni alte che Consolo attribuisce a uno dei testi di Scaldati, uno dei più misteriosi e dei più interessanti. Il Pozzo dei Pazzi con un delirio barocco, Biscano, a luce un pozzo per lungo, i Bromuna di Scapazzo, una sinfonia assordante di insulti. Altre citazioni si potrebbero fare dalla Guardiana dell'Acqua, da Assassina, citazioni per dire che qui nel Teatro di Scaldati siamo su un piano irreale o surreale, siamo con personaggi o in un mondo ritagliati nella materia o nel fantastico del sogno,
ecco la doppiezza di Scaldani, l'estrema aderenza alla realtà e poi la fuga dentro un altro mondo di cui gli stessi personaggi hanno necessità per sopravvivere. Sogno come fuga da una realtà storica, ripetiamo, ed esistenziale, da un mondo inaccettabile e insopportabile, ma sogno anche come eco, come nostalgia di quel mondo totale, innesto infantile e materno, dialettale, nella rigida, autorevole e sonora paterna lingua della realtà. Uno dei problemi di cui dovremmo anche parlare è che ormai i testi di Scaldani sono praticamente non più editi. Scaldani ha scritto circa 72-73 testi, ma solo 13-14 di questi testi sono stati pubblicati appunto dalla quella che ha citato Maria, quindi la Valentino, l'Autolibri hanno pubblicato questi testi. La maggior parte dei testi è in edita ed è a casa dove Franco aveva il suo studio. In questo momento c'è un lavoro di digitalizzazione per creare un archivio in rete con la possibilità quindi di usare questi sistemi multimediali per accedere ai suoi testi, quindi è una produzione immensa che va scandagliata, che fonde per studiosi, per tesisti, studenti che vogliono fare le tesi e anche per compagnie che in qualche modo fanno teatro, che sarebbe necessario che conoscessero il teatro di Scaldani. Volevo leggervi due righe di Scaldani, scriveva sempre appunto per le coppie, tutto, i suoi personaggi sono in genere coppie, Dottore Vicesa, Santo e Satolito, Spagna e Benedetto, quindi sono sempre coppie che sono il doppio di una stessa identità probabilmente. Dottore Vicesa, due personaggi che si mettevano, no? due brosciarum, maniera palermitani, si mettevano a portacarini e facevano il comizio, domandavano i soldi alla fine di questo comizio, insomma era una coppia che erano insieme. E Scaldani da questa, prendo spunto da questa coppia realmente esistita, ci ha fatto un testo di più di 400 pagine, per cui un cammino che passano l'esistenza di interrogarsi su domande così semplici ma da essere così profonde, sull'esistenza dell'uomo, una cosa che dicono è siamo fatti con figli di sita patata, onnificio le ave lanci che siamo un filo su bacaite, diciamo che siamo tutto il vicende e stanno in equilibrio figlio del comune. Questa doppiezza dei personaggi di Scaldani è fondamentale in tutti i suoi testi. Io volevo, per capire un po', volevo leggere il pezzo finale del Pozzo dei Pazzi, ma proprio giusto per due righe per capire un po' il linguaggio di Franco, perché mi ha detto che scriveva in siciliano, ma questo siciliano diventava, lo faceva assurgere la poesia alla lingua. Nel pezzo finale del Pozzo dei Pazzi, questo qua, entra, se ne va bene, pregando e piangendo, se ne va bene detto, ora viene un giovane, in una mano ha sette dita, e si dispera, si chiama Masino, è notte, questa è la didascalia di Franco, e questo Masino, che è uno che ha sette dita in una mano, dice, che mala sole, che mala disgrazia, che mala vita, facete l'amore del Signore, che campo a farne il più lacrime le piangere, che mala sventura, Signore, che campo a fare, facete memoria, Signore, facete memoria. Viene un giovane ed è senza mani, si chiama Giovannino, che dice, che hai che piangi, che hai che piangi? E quello gli risponde, un dovere di chiave, un lavira la mano, un dovere di sentire, e piscita che piange il lamento, sua mia scrittura, me disgrazia, me disgrazia, me disgrazia. E piscita che si avete la mente. E capisci a dire che io ormai non condivido, contento di essere contento col Signore, non voglio dire che sei piatto,
contento, essere contento, il giovane senza mani se ne va e viene un altro giovane, è senza braccia, si chiama Matteo. O signore, se piate, non vuol dire, se piate, queste settine non ci posso essere contento, i picciotti mi fanno a baia, i signori mi rirono quando mi vengono, gli amici si vanno a divertono e un ci portano. La vita che ti piange, mai finisci di lacrime, mai, mai, mai. Che mala sorte, che mala disgrazia, che mala vita, che mala sventura, ma c'è la memoria, signore. Che campo a fare, signore, che campo a fare? Arriva una fanciulla, si chiama Pinot ed è cieca. Uè, uè, che piange e si lamenta, io volevo rogliere e mi avevo piccato. Ma questo lamento, questo pianto, come noi? E Masino gli dice, non lo sapia che ce ne tocca vicino, non lo sapia. Io sono che piange e mi lamento, ma perdonare. E disse se ti invita che piange e mi lamento. Così tu, chi vuoi dire? Gli dice Pinocchio, vuoi dire, vuoi dire, che saggio. Sento piangere e cerca quello che piange. Un piange cieco e lo va buio e arriere altri cominciano a piangere, arriere, 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 mai voglio, mai, mai, mai. Ma sì, un piange, non piange, un piange. E la ragazza che cieca dice un sì, un sì, un cedere, un cedere, un sì, un cedere, un cedere. No, no, un piange, no, no, un piange, non ti un signore con niente ne vuole vedere. Piante, un vuole sentire la mente, un piange. E Pinò gli dice, solo pianto non si sente la mente. E per Masino, ognuno c'è la musica. La musica, perché è musica? La musica è quando il rumore uno si incontra con un altro rumore, come un canto, come un carifiglio, come un mare, che si muove e suona. Chi sei la musica? Un mare, perché un mare? O mare è quando l'acqua azzurra salti borghi, è grande quanto è grande un mondo, ma sì, da quando luce a luna mutare in canto, a luna, perché a luna? A luna è quando c'è scuro un mondo, un signore in cielo, a una mantella, e un fondo scine, a un mastro oscuro, un cielo, che è un cielo? Un cielo è un colore umano. Più chiaro come il mare, c'è l'aria, aria colore, ora un serino colore, notte, un cielo, luna, un luce vestita, un cielo, seguita mattina, quando c'è un sole, che acchiossava una luce, ed è caro, e assieme sole, e è spina, e si sente la mattina, diciamo i fiori, e chi sono i fiori? I fiori sono cosa terra, fosse a colore, e fosse come una terra aria avesse a diventare. Comincia a chiamare, diamo un deciso di cibo, la mamma, o sento ciao, se, la sente la musica, se. Questa era la terza finale. Perché forse questa qua, questa che è siciliana, palermitana, scritto da Scaltare, diventa un'altra cosa, diventa poesia che poi è musica. Ecco, allora possiamo anche non intuire esattamente le parole, ma credo che queste parole ci attraversino in qualche modo. Passo. Totò è uno degli ultimi allievi, Totò Pizzillo è uno degli ultimi allievi di Franco Scaldati, magari qui un ricordo da presentare. Ciao a tutti, io sono molto timido, infatti manifestazione di Scaldati da un anno e mezzo già che le facciamo, con i ricordi, con le letture. Posso limitarmi soltanto a dirvi che abbiamo avuto una fortuna immensa di conoscere questa persona, questo personaggio. Prego. Voglio concludere dicendo che la conoscenza diretta di
Franco Spaldati aiuta a vivere meglio la vita reale di ogni giorno, per chi ha conosciuto questo maestro, aiuta a vivere meglio la vita, solo questo. Sindaco, che ci sarà un saluto veloce. Stiamo facendo un omaggio a Franco. Mentre stavate facendo un omaggio a un grande padre militare. Franco Spaldati è uno dei geni di una città e io volevo soltanto farvi tantissimo auguri per questa vostra attività, per questo momento. Vi devo scusare, ma San Francesco mi chiama. Devo andare alla Basilica di San Francesco con la fascia di colore, perché stamattina ho iniziato la giornata partecipando alla festa del sacrificio islamica assieme con Biagio Conte. Oggi è San Francesco ed è anche la festa del Kippur, la più importante festa ebraica, mi sembra, insomma, che ci sto. Grazie e complimenti, arrivederci. Ringraziamo sindaco. E io invece, per quanto riguarda Spaldati, volevo ricordare un'intervista che ho fatto diversi anni fa, dove gli fece una domanda precisa: qual era il filo conduttore dell'arte, della sua arte? E lui mi rispose in questi termini: l'arte del sogno. Ho sempre considerato il teatro una terra di confine, un limen, nel quale la realtà può trovare non tanto una via di fuga, quanto una comunicazione, una cassa di risonanza, proprio come avviene nel sogno, che è il distillato della realtà, la cucina dei desideri e delle verità inconfessate, la zona liminare dove il tempo si arresta e l'uomo, sospendendo il proprio giudizio, può finalmente essere. Scusate, se avete un attimo di pazienza, se volete parlare, qua. Avremo bisogno di un po' di silenzio. Grazie. Allora, io innanzitutto ringrazio Melino, che è stato veramente così cortese da voler accettare il mio invito a ricordare oggi Franco Spaldati. Grazie al direttore artistico del Teatro Garibaldi, Matteo Bavera, anche perché so che lui ha sperimentato delle alternative che riguardano Spaldati anche in altre lingue, quindi è comunque, credo, un percorso che sta continuando a fare per il tedesco e in altre, anche per altri, mi sembra. Quindi la lingua di Spaldati è una lingua che va al di là del siciliano, una lingua che è tutto musica, che è qualcosa di assolutamente comprensibile indipendentemente da chi la pronuncia o da quale sia la traduzione o la trasposizione. Io voglio ricordare adesso un momento che per me era particolarmente caro, perché era il momento di chiusura di cui parlavo prima, dello spettacolo di Bonino, 25 figli, proverò a farlo senza microfono. In quel momento io avrei dovuto rappresentare, scusate che ho bisogno di silenzio, avrei dovuto rappresentare la morte, e questo è il domanda che io faccio a Franco, salutandolo in questo momento, perché so che lui in qualche modo, da qualche parte dell'universo, ci risente. Io mi ricordo a scintillante luna che in argenta nata, e mi ricordo i luci e nuovi chi si incruci, s'addomano in cielo tutti i stelli, e la natura vostra si è mutata. Ora è tardi, ma mutamento la natura è eterno. Ti rinna a casa, ma pensa
un miscino su un barri campati. Com'erano sentiti i passi? Vi da mangiare, poi asciugata luce e vi curcate. E su una ghiorna non vanno spigliate. E ti vinna a casa e non mi scivi, manco si vengono amici a bussare a porta. Tu sa che a gira sputare in mezzo fuoco in cielo. Che isa, iusa, scala, tubulazzo. Non vi scaldate sui cari amati. E ho porto sonno e porto a scura notte. Una catastrofe, una guerra, lo spostiamo da un punto. Vi
proprio per questo, per dare un po' di respiro a questa terra. Lei si agita, freme, si arrabbia. La guerra, una miseria di pensiero la serve tutta, e tutto il bene della vita le sfugge. Non è vero, sfugge alla sua coscienza, ma non a quell'oscuro, profondo se stesso in cui è sempre davvero. E ciò che anche è qui le fa accettare che quanto il pensiero stima intollerabile. Immagini che questo scompiglio sia finito, compiuta la strage. Domani si farà la storia dei guadagni e delle perdite, delle sconfitte e delle vittorie. Perché importa? Che vuole che sia la guerra di fronte a un riso o a un pianto, a cui lei, grazie a noi, i personaggi, avrà potuto dar vita così semplicemente, fuori dal tempo, scrivendo di lui. Perché la vita, e lei lo sa, ora si vive, ora si scrive. Scriva! Le guerre, tutte le guerre, sono su per giù le stesse. Quel piano.